Ambasce. Il quartiere Ambasce era un ambizioso tentativo di attuare il risanamento del cuore della città. L'italo-americano John Prassedi aveva impegnato nel progetto una forte finanziaria americana e il senatore Prizzi era il responsabile per quanto riguardava la partecipazione del governo. Tre banche italiane curavano i mutui e le ipoteche per la realizzazione del piano edilizio. Stavo pensando ai cambiamenti che avverranno qui quando Ambasce sarà ultimato, disse il senatore Prizzi. Sospirò. Mi sto giocando la carriera. Molti colleghi aspettano che mi sia scavata la fossa. Ma non è contento di vivere un'esperienza così importante per la sua vita? Chiesi. Veramente no, disse Prizzi infastidito. Le ho detto che è rischio grosso. Sì, ma chi si è affaticato per avere l'incarico per la costruzione del quartiere Ambasce? Che c'entra? Io, disse il senatore. E adesso vive il pericolo che lei stesso ha causato diventando responsabile del progetto Ambasce. Il senatore mi guardò come se fossi un cretino. Ma lei ci fa o c'è? Disse. Che c'entra il fatto che io sono responsabile del progetto Ambasce con il pericolo che i colleghi mi facciano le scarpe? Senatore, credo che sia lei che non capisce come funziona la legge. Brigando per diventare il responsabile del governo per il quartiere Ambasce, lei è diventato anche responsabile dei pericoli per la sua carriera. Il quartiere Ambasce è lo strumento per sperimentare certe esperienze dalle quali lei potrà compiere l'evoluzione della propria coscienza e quindi, fra molte vite, ad uscire dalla ruota delle nascite e delle morti. Francamente, non credevo che lei fosse così cretino, disse il senatore. Senatore, lei ancora non ha capito che ognuno scrive la sua vita. Finora, la sua, lei l'ha scritta così, risposi.